È uno dei documentari sull'ambiente più visionato in questi giorni. Antropocene, l'epoca umana, racconta come l'uomo ha cambiato il volto della Terra. Leonardo Rossi. Se c'è un libro sempre aperto per tutti, questo è quello della natura. Eppure sembra che le sue pagine, proprio come degli scolari indisciplinati, noi uomini le stiamo lentamente strappando una dopo l'altra. Noi, gli esseri umani. La natura non ha fretta, siamo noi che ce ne abbiamo. E a descrivere questa velocità, questa rapacità autodistruttiva ci pensa il documentario Antropocene, creato per raccontare la lenta morte annunciata della Terra. Antropocene, l'epoca umana, con la voce narrante di Alvar Vascher. Perché il pianeta Terra e i suoi sistemi sono ora influenzati più dagli umani che dall'insieme di tutti gli altri processi naturali. L'opera rappresenta l'ultimo atto di una trilogia di documentari che illustrano i diversi modi nei quali l'uomo sta sfruttando le risorse terrestri, realizzato con strumenti di ripresa all'avanguardia attraverso il lavoro di Edward Burtynsky, uno dei più grandi fotografi paesaggisti al mondo. Questa è l'era degli uomini, quella che porta più impresso il marchio di un'umanità che non sa collaborare con il mondo, ma che lo domina. Se non è possibile osservare la natura attraverso gli occhi di un altro, con questo film è però possibile vederne la fine. Dall'estinzione irreversibile di molte specie animali, al tragico disboscamento dell'Amazzonia, alla lenta scomparsa delle barriere coralline e infine agli enormi deserti colorati di indistruttibile plastica.